avete capito dal titolo, sto per parlarvi della mia esperienza con le extension alle ciglia. Le ho fatte praticamente ieri, però le avevo già fatte a gennaio per chi seguiva i vlog, anzi per chi volesse vedere il prima e il dopo. Bene, vi lascio qua sotto il canale dei vlog, appunto ho fatto il vlog del giorno in cui sono andata e potete vedere tutto quanto lì. Vi dico subito una cosa, mi sto guardando e cioè, sembra che io sia totalmente pallida in questa zona e poi qua e qua sono abbronzatina, non si sa. È perché c'ho la luce e questa fascia qua è coperta dalla macchinetta, quindi non c'è la luce su questa zona. Comunque, dettagli. Quindi parliamo di extension alle ciglia. Vi dirò quali sono i pro, quali sono i contro, più o meno i prezzi, quali tipi ci sono e vi dirò anche dove sono andata io, quindi appunto magari chi fosse di Roma e appunto fosse interessato, vi lascio il nome qua sotto, cioè la sua pagina di Facebook di questa ragazza che me le ha fatte e lei sta a Ostia e appunto se siete interessate la contattate, insomma, andate a farle anche voi perché è davvero bravissima. La prima volta che sono andata a farle a gennaio le avevo fatte a effetto 3D, cioè la base era più scura delle punte. Adesso qua vi metto una foto per farvi capire un attimo l'effetto. Queste sono le mie che avevo fatto ed erano decisamente più corte di queste che ho adesso. E infatti l'effetto non mi piaceva perché a me piace più l'effetto lunghezza che volume, tra virgolette, non so come spiegarvelo. E quindi quello era l'effetto 3D. Poi c'è il 4D, e nel senso il 3D sarebbe tre peli finti per ogni ciglia che avete voi praticamente, e quindi naturalmente la base viene un sacco nera. Infatti questa volta io mi pare sia l'effetto 2D o l'effetto volume russo, non lo so, adesso non gliel'ho chiesto, so solo che la lunghezza al centro, quindi quella più lunga, è 14 mm. Questa qua invece è un 12 e all'interno è 10. Quindi giusto per farvi capire la lunghezza, tanto dopo vi faccio uno zoom e ve le faccio vedere meglio. Mi piacciono da morire perché questo è proprio l'effetto che avrei voluto io. In più, vabbè, adesso sto portando le lenti e mi vedrete sempre più spesso con le lenti come vi ho già spiegato. Però appunto il mio problema era che l'altra volta quando le ho fatte, mettendo gli occhiali mi andavano a sbattere tantissimo perché non gli avevo specificato che appunto avendo gli occhiali dovevano essere più curve possibili appunto le ciglia che mi andavo a mettere. Questa volta infatti mi sono ricordata di dirglielo e sono perfette. Infatti ieri sera quando ho tolto le lenti e ho messo gli occhiali ho detto speriamo non mi sbattano e infatti cioè perfette, non sbattono neanche quando chiudo gli occhi, eccetera. Anzi, ve le faccio vedere anche chiuse. Sono così come vedete, cioè, poi sono di una morbidezza infinita perché queste che mi ha messo sono quelle fatte tipo di seta, non lo so. E comunque sia una cosa del genere, quindi sono morbidissime, un sacco morbide, cioè le potete proprio toccare. Quindi, come avete capito, io sono rimasta super soddisfatta. Per quanto riguarda il tempo, allora, la prima volta ci aveva messo più o meno 2 orette perché appunto ne doveva mettere di più su ogni ciglia, il lavoro era più lungo, più preciso. Questa volta, infatti, io ho detto a mia madre, guarda, ci metterò 1 ora e 40 e ci ha messo un'ora. Dipende anche dal tipo che fate. Ho sentito dire in giro che se qualcuno ci mette 2 ore o un tantino di più è totalmente inesperto, non le fa bene, ma in realtà è una cavolata pazzesca perché cioè ognuno ha il suo metodo, ognuno va, anzi più precisa è meglio, insomma, è un lavoro di precisione, cioè praticamente vi apre le ciglia, cioè vi apre, oddio, sembra brutto, le apre, prende un pelo della ciglia e ci attacca il pelo sopra, quindi è una cosa tipo non di precisione, di più, e quindi appunto più ci mette, tra virgolette, più è precisa, ma dipende, ripeto, da quello che dovete fare, perché a me ci ha messo un'ora ed è stata non precisa di più. Per quanto riguarda il prezzo, io le ho pagate 60 la prima volta e poi il ritocco invece appunto andrebbe fatto più o meno ogni mese, poi dipende quanto ci state dietro, se ci mettete il mascara e le struccate anche quello le fa un po' perdere, perché appunto ogni tanto ve ne cascherà una, ma è normale perché cioè, comunque sono attaccate con una colla speciale che è resistentissima, potete capire quanto. Però ecco, teoricamente dovrebbe essere una volta al mese, insomma, poi ripeto, dipende da voi.
Io cercherò di farlo una volta al mese perché io ci sto non attenta di più, perché beh, io sono precisina di mio, quindi devo fare tutte le cose fatte per bene. Una cosa assolutamente sconsigliatissima è usare struccante bifasico, struccante comunque a base oleosa, perché l'olio tende a staccare la colletta, insomma, delle ciglia. Altra cosa, appena le fate per, insomma, non lo so, se lo fate la mattina, tutto il giorno non dovete bagnarle con l'acqua, o comunque sia andare in dei posti dove c'è del vapore, tipo, non lo so, la sauna, farvi la doccia e cose del genere. Più o meno sarebbe consigliato 5-6 ore senza fare queste cose qua, perché appunto altrimenti c'è il rischio che si vadano a staccare. Passate quelle 5-6 ore, poi siete liberi di fare qualsiasi cosa, appunto, ripeto, tranne usare prodotti a base oleosa. Per il resto potete sciacquare, tipo, non lo so, stamattina ho fatto la doccia, esempio, e li ho sciacquate così sotto l'acqua, leggermente facendo questo movimento qua, perché naturalmente vanno lavate, anche cioè per sciacquarvi la faccia tranquillamente, acqua, acqua, acqua. Naturalmente non vi strofinate gli occhi, perché cioè altrimenti, insomma, sapete cosa può accadere. La mattina appena vi svegliate non fate così, non le stropicciate. Infatti ieri sera mi sono grattata qua, ho detto oddio no, cosa ho fatto? Mi sono andata a vedere, tutto perfetto, ok. Altra cosa, cercate di non dormirci proprio sopra, cioè di non mettere la faccia sul cuscino proprio e magari sprecarcela durante la notte, non lo so. Io ad esempio sono sempre stata abituata a dormire con un braccio sotto il cuscino e la faccia sopra, quindi ieri per trovare la posizione è stato un po' tragico come cosa, però ce l'ho fatto, ho messo la mano qua invece che sotto il cuscino e sì. Oppure se dormite a pancia in sopra siete proprio avvantaggiate. Altra cosa che si deve fare praticamente più o meno due volte al giorno, magari una volta la mattina e una volta la sera, è pettinarle con uno scovolino più o meno del genere, quelli dei mascara però così, cioè puliti, mai usati, questi qua piccolini. Se andate alla MAC li trovate, ve ne fregate un po' e ce l'avete, insomma. Questo qua io ce l'avevo, oppure proprio ci sono dei pennelli fatti apposta, insomma. Usate questi, ecco, ve l'ho zoomate così riuscite anche a vederle. Come vedete sono lunghissime, però io partivo da una situazione di totale assenza di ciglia, quindi questo è il mio sogno praticamente. Come vedete, se guardo su non toccano le sopracciglia, è quello che io gli avevo richiesto perché non mi piace quell'effetto lì. E quindi si va semplicemente a pettinarle in questo modo. Così, perché appunto essendo lunghe, essendo piccole e fine, si vanno leggermente ad intrecciare, cioè tra virgolette, quindi così le andate un po' a districare, vedete, anche sopra in questo modo, e poi insomma ve le sistemate anche sull'altra, non lo so. E quindi insomma loro ve lo consigliano sempre di pettinarle. Poi vabbè, se siete come me, io le pettino tipo 6-7 volte al giorno perché mi piace proprio, sto là tipo le ore, anche quello non è giusto, però vabbè. Altra cosa che non si deve utilizzare è il piegaciglia, naturalmente, perché altrimenti andate a piegare la fibra e a staccarla dal bulbo della vostra ciglia. Poi rischiate anche di togliervi le vostre poche che avete, cioè nel mio caso proprio zero, e quindi è sempre meglio evitare anche quello. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che ci sono più o meno due generi principali, quelle naturali e quelle appunto sintetiche. Quelle che ho messo io sono naturali, però esistono anche quelle sintetiche che danno un effetto più, più drammatico, quindi anche molto molto più nero di questo. Voi vi chiederete, ma esiste più nero di questo? Sì, perché vabbè, il mio effetto mascara proprio, cioè classico, insomma, perché gli ho chiesto per favore non farmi effetto ciglia finte al massimo, perché non mi piace. Poi ho l'occhio piccolo, magari l'ho appesantita troppo, quindi gli ho chiesto falle più naturali possibili. Però appunto, ripeto, c'è anche l'effetto molto più fitto, più nero, proprio la fibra è più grossa. Il ritocco, ad esempio, la ragazza dove vado io lo fa a, mi sembra, 40 o 45 euro. Anche il ritocco costa parecchio, però è una cosa che, cioè, se lo volete fare lo fate, perché io sono, cioè, disperata, per chi lo è come me, che non c'è nessun mascara che gli soddisfa, gli dà quell'effetto proprio fashion, eccetera. Questa è l'unica scelta, a meno che non vogliate attaccarvi tutti i giorni le ciglia finte, cosa che io, cioè, la mia pazienza, io sono la persona più paziente di questo mondo, ma con le ciglia finte no, perché mi, cioè, mi si staccano.
non mi piace. E quindi le ho cercate praticamente tutte prima di arrivare a fare questo, appunto da quando poi le ho tolte a gennaio. E ho detto basta, richiamo lei e le rifaccio, perché adesso appunto che metto le lenti e tolgo gli occhiali più spesso, magari appunto mi serve un effetto più boom agli occhi. Anche come vedete lo sguardo cambia tantissimo, nel mio caso fa gli occhi anche più grandi proprio, cosa positivissima. E adesso vi parlo un attimo dei pro e dei contro. I pro sono sicuramente che vi svegliate e siete pronte, dovete andare a fare la spesa, cioè uscite tranquille, cioè praticamente è come se avessi il mascara permanente. In più appunto non dovrete più utilizzare il mascara, quindi risparmierete anche sul mascara. E poi cioè sono fantastiche. Basta. I contro invece sono appunto di stare attenti a utilizzare lo struccante bifasico, anche se struccate la parte sotto degli occhi state attenti a non toccare quella sopra, non dormirci e non stropicciare gli occhi, e appunto stare attenta a non usare il piegaciglia e cose del genere. Però sono cose di cui, cioè, si può fare tranquillamente a meno, quindi sono sicura che se farete le extension, insomma, se già le avete, non lo so, starete attente, perché comunque è una cosa che avrete voluto fare voi, e quindi insomma se non ci state attente voi, chi lo farà? Quindi scrivetemi qua sotto con un commento se avete mai provato le extensions, come appunto vi siete trovate, se le avete tuttora, da quanto le portate, insomma scrivetemi un po' le vostre esperienze, o anche se le vorreste fare magari in futuro. Io vi mando un bacione immenso, come sempre iscrivetevi al canale se volete, spolliciate, condividete il video, seguitemi sui social che trovate qua sotto in descrizione. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!